rieccoci qua. Eccola lì. Ti pareva che non c'era una di queste rane nascoste? Fammi indovinare. Uno dei miei desideri è nascosto lì? Ovviamente. Allora, fermi tutti. È ovvio che vuole che... Ah, qua ho capito il meccanismo però. Se io porto delle falene vicine a una fonte di luce, quelle rimangono lì. Quindi magna. No, la luce. Ecco qua. Perfetto. E ora mangiatevi il vestito. Aiuto. Grazie della seconda stella. Non posso uccidere la rana, ovviamente. Mio padre ha reso le rane immortali. Vediamo, cosa devo fare qui? Non lo so, però. Intanto mi ricarico, giusto per sicurezza. Grazie. Dove si trova l'ultima stella? Qui nel coso viola? Eccola lì, infatti. Stellina, fermati. Ecco fatto. Maybe it would be higher if it wasn't asleep. Now you're talking my language. I'm willing to give it a go. I wish for something loud. Qualcosa di forte. I was hoping for a stadium full of football fans. They're loud, but not very portable, Cosmo. Timmy, your klaxon will wake up sleepy objects. It's a super irritating action klaxon. È super irritante, giustamente. Guarda. Va bene tutto ormai. Allora, il gioco vorrebbe che io procedessi quindi da questa parte. Ma se scusami, giusto per cattiveria. Fa qualcosa? No, peccato. Allora, tu vieni con me, giusto per sicurezza. Torniamo nella parte principale. Vabbè che in realtà le falene non mi servono più, eh. Però giusto per sicurezza gliela lascio qui accanto. Ah, è vero, aspetta un attimo. Aspetta un attimo perché i soldi sono nascosti anche nelle lampadine. Però a questo punto mi fa pensare, anche le lampade dove sono le falene? Sarebbe lecito pensarlo, Giant Robot. Sarebbe lecito pensarlo, ma poco pratico, perché questo vuol dire che poi non le posso più raccogliere. Scusami, proviamo. Ok, gli ho sparato e non è successo nulla. Disattiviamo anche questa scatolona. Cosa c'è? Ah, ecco qui. Ah, il videoclip numero 2. Scusami, questi ingranaggi sembravano qualcosa che io potessi prendere. Ci ho pensato, lo giuro. Qui abbiamo un'altra lampadina. Qui abbiamo... Dov'è? Eccola qui. La madonna, io pensavo... Non pensavo mi slanciasse. Ecco qua, abbiamo trovato... Ah, ho capito cosa c'è dentro. Sono proprio le foglie che hanno la forma di cuore, per quello che sono trasparenti, tra virgolette. Disattiviamo anche questa lampadina. Ce n'era un'altra in questa zona? Non mi sembra, però c'è questa scatolona qui. Ecco fatto. Cosa c'è? Un'altra scatola con tanti soldini. Grazie. Dai che tra poco arriviamo a 300. Dovremmo esserci ormai. Dovremmo aver finito tutta la prima parte del livello. Prendiamo il quadrifoglio. Distruggiamo la lampadina con altri soldi dentro. Lì ce n'è un'altra, eccola lì, dov'era? Quindi distruggiamo la lampadina, altre due monete. E credo che abbiamo fatto tutta questa parte. Ora possiamo proseguire nella seconda parte invece. In questa parte non mi sembra di aver visto nessun trampolino, a parte questo qui, però giusto per amor di causa proviamo. Ecco qua dei soldi. Attento Timmy, stavi cadendo. Non mi sembra... Cos'è? Ah, è il sacchettino di soldi. Non mi sembra di aver visto altri trampolini, stavo dicendo. Però lì c'è una lì ci sono delle monete. Ah, certo, lì è quella zona in cui non mi ci sono fermato perché stavo facendo di corsa, è vero. Comunque non mi sembra di vedere trampolini. Però giusto per provare, facciamo tutto quanto il giro. Ecco le monete mancanti. Prendiamole tutte, che non si sa mai. Mi sembrava di averne vista una da queste parti, ma magari mi sbaglio. Ti giuro che se manchiamo il livello per tipo una moneta mi incazzo. E ancora non ho capito questa zona qui con la falena, cioè a cosa è servita questa falena messa qui? Boh, non ho capito questa cosa qui con la falena. E rieccoci qua. Ora che abbiamo la nostra trombetta da stadio, possiamo finalmente entrare nell'ultima zona. Sì, però devi saltare, Timmy.
Prendiamo tutti i soldini, che non si sa mai. Quanto siamo tra l'altro di soldini? Fammi vedere. 208, ce ne mancano pochi ora. Oh, la madonna, che parte luminosa questa. Questo sembra un buon sogno, per tuo padre, anyway. Does your dad like tools? I can't tell. Some of the tools seem lazy. Don't forget to use your klaxon. Sì, signora. The fingers must awaken. Okay, I must ignore all the weirdness. I've got to shock my dad's brain into useful boat improving activity. Pensa se poi rimane tipo vegetale perché l'hai scioccato troppo. Ok, qui abbiamo una falena. Qui abbiamo un vestito là sopra e qui questo qua. Ora ci prendiamo la falena. Venga con noi, signorina falena. E andiamo a disturbare il vestito. Aiuto! Io mi chiedo tra l'altro che cosa faccia il padre di Timmy. Vedendo tutta sta roba di costruzioni, penso che costruisca case a sto punto. La rana. Perché no? Perché no? Ora, qui c'è il vermicello che si illumina. Quanto è lunga sta strada? Calmi tutti. Ok. Ok, ho capito. Probabilmente la scatola qua ci fa tipo balzare in avanti, facendoci tagliare un pezzo di percorso. Questo vuol dire che se faccio così, cambiamo poi lo strumento con questo. Ecco qui. Vabbè, non è che ci ha fatto saltare chissà quanto, ce la potevamo fare anche facendo il percorso, però. Stavo vedendo, laggiù c'è un disegno, lì c'è il trofeo. Comunque stavo pensando appunto che secondo me il padre di Timmy costruisce case o comunque lavora nell'ambito delle costruzioni a questo punto. Ecco fatto. Vieni qua, pinza. C'è qualche altro soldo o cosa nascosta qui? Sembrerebbe di no. Perfetto. Toolboxes seem to sleep a lot in this dream. Claxon them. Ma perché? Ma scusami, ma fatele dormire, stanno dormendo tutti qua. Grazie. Ok, Dio mio, non pensavo che dovessi anche centrarlo. Ci sono punti in cui la visuale... Ecco appunto. La visuale lagga un pochicchio, eh. Questa volta la piattaforma non la manchiamo. Ecco fatto. Aspettiamo che ci dia la moneta. Quanto siamo? 2,46. Perfetto, dai. Secondo me ce la facciamo. Secondo me ce la facciamo. A prenderle tutte. Ecco fatto, grazie. Che tra l'altro ti continuano a dare l'opzione di sparargli, ma non ha senso sparargli ai nemici, li stordisce e comunque poi gli devi dare la culata. A sto punto gli diamo la culata direttamente e la finiamo lì. Nemico? No, altri soldini. Ah no, stavolta sticker, benissimo. Ok, quindi lì abbiamo una falena. Lì ne abbiamo un'altra. Che tra l'altro... Grazie. Il gioco vorrebbe che tu non ci pensassi a questa cosa e che ti facessi tutto quanto il percorso. Allora, fermi tutti. Qua dobbiamo starnazzare questo. Correre indietro. Prendere la falena con la luce. Tornare indietro di nuovo. Meno male che abbiamo preso il potenziamento della corsa, perché è stato utilissimo. Ecco qua. È probabile che comunque tu ce la possa fare. Probabilmente, non dico sicuramente, ma anche senza. Pensavo che distruggendogli il trofeo papà si arrabbiasse, però a quanto pare no. Calmo. Dove vai? Ecco fatto. Ci siamo quasi. Prendiamo anche quella moneta. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Siamo vicini al completamento 100%. Grandi successi di questo livello. Ecco qui. Moneta nascosta. Non a questo giro.
Però lì mi sembra di sì. Fermi tutti. Forse però non ci devo arrivare da qua. O forse sì. O forse basta. Scusami. Timmy. Bastava che mi appoggiavo lì. Stavo giusto dicendo. Allora, se mi appoggio qui, poi possiamo salire qua sopra e prende questa moneta. Qui c'è questa zona. Non so se sia segreta o meno. Non credo a questo punto. Non so dove sono finito. Ah no, forse... Oh, scusami, ho sbagliato. Forse sì lo è. Soldi? No, il nostro secondo pezzo di vita che ci aumenta la vita intera. Yeah, abbiamo 4 tacche di vita. Però non so effettivamente dove sono ora. Ah, ok, ho capito ora dove sono. Oh, merda, meno male che avevo sbagliato oggetto. Aspettiamo. Ecco fatto. Ci siamo fatti praticamente il percorso inverso. Credo, Non ne sono neanche troppo sicuro. Non ho idea di dove sono. Non so cosa sto combinando, sincero. Allora, qui abbiamo il vestito che ci insegue. Qui abbiamo delle lampadine da fare fuori. Grazie dei soldi. L'importante è che non spariscano. L'importante era prendere i soldi. Poi che il vestito ci prendesse mi frega relativamente poco. Ora, calmi tutti. Dobbiamo illuminare questo. Ci prendiamo questo. Ma perché non l'ha preso? Ma scusami. Adesso dobbiamo rifarlo, fermo. Allora, illuminiamo il vermicello. Diamo una starnazzata qui. E illuminiamo di nuovo questo percorso. Oh, scusami, ma era un'animazione. Non mi potevi colpire, è ingiusto. Altri soldi. Dai che ce la facciamo. Ci siamo. A quasi tutte quante le corone. Allora, noi, in teoria, siamo arrivati da questa parte, giusto? Sì, qua è da dove siamo arrivati. Sai che invece non sono furbo per un cazzo? E saltare qua sopra era la scelta proprio del gioco. Cioè, non è che sono arrivato da qualche parte nascosta o meno. Sono un genio. Bravo, bravo, bravo. Allora, svegliamo questo. Ci andiamo a prendere la nostra falena. Questa era molto semplice come zona. E andiamo a distruggere il vestito. Tieni, mangiatelo. Aiuto! Ed ecco qua l'ultima leva che trasformerà la barca del tutto. Clink. La barca del papà. Ma cos'è quella roba lì, scusami? Perché il computer si è acceso ora? Questo è un ascensore? Eh sì, è un ascensore. Per qualche motivo mi posso muovere durante la cutscene. Grazie. Ora, ci mancano solo 20 monete. 20 monete che credo che troveremo proprio nella zona della barca a questo punto. Cos'altro ci manca invece però? Solo 20 monete e uno sticker. Speriamo di trovarlo allora nella zona qui della barca. Perché, anche perché ho praticamente girato tutto. Come ho sempre detto, il collezionismo in questi tipi di giochi non mi interessa. Non è che otterremo una cutscene extra se prendiamo tutti i videoclip. O se, che ne so, otteniamo tutte le monete. Per favore, nessuna operazione. Ma non puoi volare. And cortexes must be flown through. A fairy has to do it. That's us. Who do you want? Ah, quindi giochiamo con loro due? Va bene, Cosmo. Al prossimo facciamo andare Wanda. Cos'è sta roba?
cos'è? Ma perché? Come faccio a sparare? Ah, con la X, benissimo. No, i comandi inversi per il volo no, però. I comandi inversi per il volo no. No, ho mancato una moneta. Devo rifare il livello adesso. Ah, ma devo... Cioè, posso trasformare... gli oggetti. Ho mancato alcune monete però, eh. Ecco, tipo adesso. Ecco, un'altra. Quante monete sto mancando, santo cielo? Well done! Ma io voglio rifarlo, ho mancato i soldi, gioco, sì. Me ne mancano solo 5, dai! Perfetto! Tutte quante le monete! E ora abbiamo anche tutto quanto il fuel. Ottimo. No. Benissimo, 450 monete. No, per adesso aspetto, come ho detto, andare nel negozio. E andiamo a completare il livello. Però prima facciamo un salvataggio. Mi dice che ho mancato uno sticker, ma mi chiedo effettivamente dove. L'unica zona che mi viene in mente è l'ultima, ma le altre le abbiamo visitate del tutto. E invece no, e invece sono un genio, ho lasciato una porta chiusa. Bravo. Bravissimo. Proprio nella prima zona, tra l'altro, neanche dici l'ultima. Ora possiamo salire finalmente sulla barca. E si va per fare una tratta di tipo 5 metri, ma va bene. We made it to the giant robot. Gli occhi di Timmy. So how do we do that? I was hoping you'd have a plan. Me too. Luckily it hasn't seen us yet. Security alert process initiated. Scanning. Tiny life forms detected. Mio padre vuole ammazzarmi. Subroutine activated. Source code stomp. Initiating stomp module. Destroy tiny life forms. Run! A huge wrecking ball with a switch. Hey, that's generous. Maybe Timmy's dad wants to be waking. Beccato. Hey, that got him. Quick, turn it up. Damage report. Oh, calmo. Stupido robottone. Con anche la G-Raser. Scappa, Timmy. Non nel buco. C'ha ragione a ridere. Ho fatto un salto in corsa. Calmo. Io ve l'ho già detto, li ho sempre odiati sti livelli dove devi scappare dal nemico. Dai che mi devo ricaricare di proiettili. Su, su, su. 2, 3 e 4. Oh, calmo. Mi manca ancora uno. Dammelo. E dai, come ho fatto a mancarlo? E comunque a tempo, benissimo. Ma posso dargli un'altra stompata? A quanto pare no. Aiuto. Ma scusami, che è successo? Mi sono bloccato, non riuscivo neanche a saltare. Mi aveva schiacciato la cosa. Quella non è neanche caduta, benissimo. Vieni qua che ti distruggo. Ma dai, mi ha colpito. Mi ha colpito mentre facevo l'animazione. Vabbè, e se la ride. Bastardo. Benissimo, vieni qua robottone. Ecco fatto. Ora ti distruggo, santo cielo. Allora, prendi tutto però. Mi ricarico.
E ora scappiamo. Attenzione alle colonne che adesso ci cadono addosso. No, stavolta no. Eccola qua. Aia, mi ha colpito la colonna. Ecco fatto. Questo tra l'altro dovrebbe essere l'ultimo. Come mi ha colpito? Ma dai! Mi ha colpito quando io l'ho colpito, che palle! Ecco fatto, vediamo se a questo giro posso stompargli la faccia. No, col cavolo! Ah, vediamo se posso stompargli io la faccia. Ecco fatto, ma dai, ma mi colpisce sempre quando sto per fare l'animazione, è ingiusta sta cosa. Sono vivo? Ecco fatto, ora è morto lui. Risolta. Oh no, il mio robot. How many times have I told you not to break my giant robot inventions into 1,000 pieces? Come on, Dad. It's not that bad. Ego in turmoil must wake up. Dad? I just had the strangest dream. You were there, Timmy, and you were a very naughty figment of my overstressed imagination! Dad, I need the sugar from your robot. Hmm? Oh, you like it, huh? It's the next inevitable phase in essential technology for very lazy people. Voice-activated remote control robots! You command it using the code words! Which are... Give me some sugar, baby! Ecco lo zucchero, signore! Ecco lei! Ma non ho capito come lo zucchero lo tenesse attivo. Non ho capito come funzionava. I'm going to sulk and have a tantrum. But do as I say, not as I do. Your dad sure loved his robot. Duh. I had to traumatize him, but I got the pixie sugar. And where parents are concerned, it's getting what you want that counts. Vuoi salvare? Assolutamente.